Bentornati appassionati. Cari appassionati, vedete cosa intendo per fondo ad alto pieno. Questa è solo la prima mano. Vedete come il parquet sembra quasi finito. Tanto è lucido e pieno. Perché va a riempire proprio bene tutte le porosità. Adesso vedo di cercare di zoomare anche per farvi capire. Faccio un po' di quadrature ai lati anche. Non è facile trovare la luce giusta. Vabbè, comunque spero che si capisca. Vedete come praticamente sembra lucido quasi. Cioè sembra come se fosse finito. Vedete i riflessi e tutto, perché va a riempire proprio bene bene tutte le porosità. E questo è il fondo VR306 della Chivivere. Come al solito, dopo la carteggiatina intorno ai bordi a mano, adesso si va con una spazzola, con la retina sotto, con una carta fine, con una retina fine. Va bene dai 2,40 in su, 2,40, 3,20, vanno bene entrambe. Per i più malfidenti, perché uno vede la maglietta della Chivivere, allora dice, allora non è vero che non sei sponsorizzato, comprando materiale da tanti anni, sono più di 30 anni che compro materiale da loro, e ovviamente qualche pantalone o qualche maglietta negli anni sono riusciti a regalarmi. Poca roba confronto ai soldi che uno gli lascia giù, però come si suol dire, meglio che niente. Di passare da questa carta qua, questa retina qua, bisogna carteggiarlo bene in maniera uniforme, ma senza soffermarsi, per due motivi. Uno, per non scaldare la rete, quindi magari impastare la vernice, e due, perché essendo un ciclo misto, la prima a colore tannica e la seconda all'acqua, quella all'acqua non lascia lo stesso colore che lascia quella a solvente, quindi per cui non bisogna scendere troppo in profondità con la carteggiatura, altrimenti poi risulta macchia. E ora mi fermo qua perché è inutile che vi faccio vedere tutta la carteggiatura. Probabilmente vi risparmio anche, poi si prende, si pulisce e si aspira tutto quanto per benino. Questo l'ho fatto per una linea di separazione bella netta. Questa è una vernice all'acqua, costa un po', perché costa un po', ma a parte che anche con questa ci fa dei chilometri, perché è un'ottima rete. E questa anche a strati molto sottili copre comunque. Non è molto adatta per le cose in verticale, essendo
molto liquida tende a scendere tanto e quindi a fare la goccia, perché è fatta apposta per riuscire a spendersi bene sul pavimento. La si può dare sia a rullo che a pennello, ma a rullo rende molto di più. Questo si chiama EcoStar 2K. E ci sono tre tipologie di questa vernice: la lucida, la semilucida e l'opaca. Io a richiesta del cliente sto dando la semilucida. E spesso e volentieri comunque è la soluzione migliore, perché quella lucida tende a diventare semilucida dove noi passiamo e calpestiamo. E anche opaca fa invece l'inverso, tende molto a lucidarsi man mano che noi facciamo, che passiamo e sfruttiamo il pavimento. Quindi alla fine della fiera il pavimento tende sempre a diventare semilucido nel tempo. Quindi quella semilucida è quella che fa vedere meno i tratti dei pavimenti dove passiamo più spesso e quindi sfruttiamo di più. Non so se mi sono spiegato, però nell'appartamento, nelle nostre case, ci sono tipo il corridoio o la cucina che viviamo tanto e di per cui sfruttiamo tanto il pavimento in quel punto. Viceversa, vicino ai mobili, vicino alle cose, il nostro passaggio invece sarà limitato. E quindi proprio intorno ai bordi, al perimetro, così dove c'è meno passaggio, si nota poi la differenza su una vernice ad esempio lucida o opaca. Si nota molto lì la differenza di dove noi passiamo spesso e dove invece non si passa mai. E questa è una vernice che, mettiamo che vi fate un tavolo per l'interno e volete una vernice che vi offra una bella resistenza meccanica, perché queste vernici qua, il bello di queste vernici è che sono atte all'alto calpestio, quindi hanno una durezza superficiale di molto, ma di molto superiore a quelle che sono quelle considerate da brico o comunque linee non del tutto professionali. Quindi sul vostro tavolo una finitura del genere vi garantisce per tanto, tanto, tanto tempo la sua durata, perché diventa resistente al tratto e alla misura. E quindi sì, è vero, uno dice sono un hobbista, ma ho fatto quel tavolo. È un peccato trattarlo con una vernice che non sia all'altezza del lavoro che abbiamo dedicato. Cari appassionati, volevo finire diciamo così in bellezza un attimino il video sul parquet, perché quando si parla di prodotti è bello anche tra virgolette vedere come sono fatti, qual è la confezione eccetera. Questa è la finitura finale che abbiamo dato, la vernice ad acqua. Sono fustini da 5 litri più l'induritore. Vanno mischiati ogni litro, qui è un po' è quasi invisibile, però in basso rilievo c'è una scritta dove c'è scritto 1, 2, 3, 4 e 5. E quindi questo è un litro, significa che quando si versa un litro di questo prodotto va miscelato alla prima tacca dove c'è scritto un litro. Ovviamente se sono due arriviamo alla seconda tacca.
quelle intermezze bisogna andarci un po' occhio, però non è un materiale che ti devi stare proprio lì con la siringa a dosare perfettamente. Se eccedi, asciugherà un po' prima, se ne metti un po' meno, asciugherà un po' dopo, ma questo non compromette il risultato finale. Certo, meglio rispettare il più possibile una precisione. Infatti solitamente io comunque quando li verso nella vaschetta li verso attraverso i brick, per intenderci questi qua, questi che hanno ovviamente una scala graduata, così che quando, dopo aver impastato il necessaire, se magari mi dovesse mancare ancora un pelino e quindi ne voglio impastare solo una percentuale, lo preparo dentro qua, o comunque lo preparo dentro la vaschetta e metto tot di questo e tot di B, così sono più sicuro che le dosi comunque vengono rispettate, in modo di arrivare a fine di questo che equivalga alla fine di questo. Il bello di questa qua è anche il fustino è praticamente identico, manca, cambia solo la confezione di questo che è più squadrata ed è un rapporto da 2 a 1, questo mentre invece è una tacca per ogni litro, quello là ha 2 tacche per ogni litro. E parlo del fondo, e di quel fondo sempre all'acqua ce ne sono 2 tipi, uno che non colora il legno, cioè lo lascia come quando l'abbiamo levigato, lo stesso colore, non gli dà nessuna tonalità. Poi c'è invece un altro eco primer che invece dà un colore più caldo, quasi a livello di quello poliuretanico. Tanto per intenderci, la differenza che potete notare fra una vernice e l'altra è quello che vedete nello stacco del tavolino. Questa sarebbe più vicino alla finitura poliuretanica, questa sarebbe più vicino a una finitura d'acqua. Quella d'acqua, infatti sotto è un prefinito trattato ad acqua, come vedete il rovere rimane piuttosto chiaro. Ecco, il fondo ad acqua, quello non colorante, quello che non dà quel colore, quella tonalità, lo fa rimanere così, bello chiaro. E sono gusti, non è uno più bello, uno meno bello, sono gusti personali. E anche lì poi cambia un po' persino il discorso su dove sono ubicati, un pavimento magari bello caldo, corposo, in un ambiente che è fin troppo freddo, con muri troppo chiari, eccetera, scalda e sta anche bene. Viceversa, su posti un po' cupi, un po' bui, eccetera, magari una finitura più chiara è più apprezzabile. Il bello di quel fondo là, a differenza di quelli che comprate al brico o di quelli che tra virgolette alcuni maker chiamano come linee professionali o semi professionali, e i loro prodotti ad esempio ancora stanno combattendo contro il tannino della serie, tu usi un fondo all'acqua e poi ti escono fuori le macchie gialle, ti escono fuori i difetti. Ecco, viceversa, il fondo della Chimiver, l'Eco Primer, quel problema non ve lo dà. Non fiorisce il tannino, non fa nessuna reazione. Voi lo date e praticamente poi lo carteggiate, gli date la seconda mano e avete finito. Senza la paura e l'angoscia, magari su un manufatto per il quale ci tenete in particolar modo, di chissà come viene. E ho visto anche alcuni maker in cui usano queste linee, in cui hanno vernice, dura poi, colorante, tizio, devono dare una spilza di prodotti così per fare una finitura. Ora, forse nel totale di tutti questi prodotti va a finire che vado a comprare un materiale professionale, visto che ne devo usare così tanti. E quelli lì per giunta a ciclo misto sono pericolosi, perché sono pericolosi. Viceversa, questi qua sono calcolati, se uno usa il fondo poliuretanico e poi dà sulla vernice ad acqua, questo è fatto apposta per i fondi poliuretanici. Meglio se il fondo poliuretanico è della stessa marca, quindi sempre della Chimiver, perché loro fanno le prove e hanno realizzato questa vernice appositamente per aggrapparsi sulla vernice poliuretanica da loro prodotta. Però è anche vero che
vernici poliuretaniche hanno più o meno tutti la stessa base, quindi se va bene sui loro prodotti, 99,9% va bene anche sugli altri, difficilmente troverete problemi. E ad esempio la vernice poliuretanica può essere benissimo colorata a nostro piacimento, senza dover dare tante cose differenti. Uno prepara il fondo e comincia a metterci dentro le gocce di colore. Si prepara un listellino piccolino e fa la prova. Se il colore che ha raggiunto gli piace, allora prosegue, se no aggiunge il colore fino a che sul campione non ha il colore che vuole. Poi dal fondo colorato. Una volta finito il fondo colorato, carteggiatina verniciata, due mani, perfettamente coperto, perfettamente protetto e soprattutto con una resistenza meccanica all'abrasione elevata, molto elevata, senza comunque oltretutto avere la paura che il risultato non era quello sperato, perché il risultato ci viene presentato subito, siamo sicuri del risultato che raggiungeremo. E niente, ci tenevo proprio a... Tanto per cambiare, mi tocca sempre interrompere e perdere il filo del discorso, anche perché io non mi preparo niente di scritto, io vi dico tutto quello che è la mia esperienza e la mia conoscenza, senza andare, che mi sarebbe anche più facile, prendere la scheda tecnica, leggervi la scheda tecnica e fare quello che è il super saccente che sa tutto di tutto, con un sacco di formule e di precisazioni che sì, sono belle a sentirsi, ma tra virgolette al lato pratico lasciano un po' il tempo che trovano e quindi perdo il filo del discorso e poi faccio fatica a riprenderlo. Comunque credo di aver detto in totale più o meno in maniera esaustiva come questi prodotti possono risolvere tanti problemi e quindi sempre fermo restando che sicuramente è uno spreco di soldi utilizzare prodotti così altamente performanti, così qualitativamente alti, per manufatti per un laboratorio da hobbisti. Viceversa, laddove facciamo realizzazioni con le quali ci teniamo, magari una spesa del genere si potrebbe anche mettere in preventivo, anche perché il parquet che mi avete visto fare sono stati sufficienti 2 litri di prodotto. Questo materiale qua ci fate chilometri di roba, perché per giunta io lo do a rullo in una discreta quantità, perché a me piace lasciare il pavimento ricco e coperto. Quello che è molto importante è lo stoccaggio, la conservazione. Vanno richiusi bene, anche se ad acqua, mai mischiarli con l'acqua, soprattutto l'induritore, mai alterarlo con l'acqua, perché è proprio l'acqua che lo fa catalizzare, e quindi conservarlo in un posto fresco e asciutto, senza sbalzi di temperatura, avere una sorta di cantina o una taverna o un posto insomma dove non subiscono, perché lo stoccaggio loro lo danno comunque per un anno, ma dura molto di più, soprattutto se conservato bene. Questo è l'elemento delicato, il quale comunque, qualora per sfortuna o per sfiga voi siete arrivati a mezza tola e questo lo avete chiuso male l'ultima volta, eccetera, vi si è seccato, non siete obbligati a ricomperare tutta la sequenza, cioè ricomprare un fustone e il fustino. Potete anche chiedere espressamente solo l'induritore. Cosa che spesso e volentieri molti quelli economici sono insieme, o li compri tutti e due o non ti fanno solo l'induritore. E questo è il primo prodotto che, diciamo, i primi due prodotti che vi ho un po' descritto. Quindi come al solito, se il video ti è piaciuto, un pollice in su, iscrizione, condivisione, tutti chi la urli e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, fate un attimo.